Buona visione da Atelier Nozze, mobili e arredi TMT, la rivista degli sposi. Nuova puntata di Emozioni in Corso, andremo a conoscere Samantha e Franco. Venite con me. Ragazzi, eccoci finalmente. Ciao Franco. Ciao. Samantha. Ciao. Allora, siamo arrivati alla scelta dell'abito. Sì. Io so che le vostre nozze sono imminenti, è vero? Domenica. Ma allora dobbiamo sbrigarci, mancano davvero pochi giorni. Sì. Entriamo. Ok. Ok. Andiamo. Siamo arrivati all'interno dell'atelier nozze, quindi direi di non perdere altro tempo e di scegliere subito quest'abito. Ok. Franco. Ok. Te la rubo e... Aspetta, riportamela però. Sicuro? Sì. Vuoi tornare? Sì. Va bene, allora tempo... quanto ci vorrà? 10 minuti e torniamo su. 5 te ne do. 5 minuti, andiamo. Samantha. Qui potrai scegliere l'abito che fa proprio al caso tuo. Entra. Siamo. Ce ne sono tantissimi. Davvero l'imbarazzo della scelta. Sì, è bene, sì. Io voglio sapere, tu hai già un'idea su come deve essere quest'abito? Solo il colore, bianco. Bianco. Non... quell'idea e basta. Non ci deve essere un minimo di colore? No. Tutto bianco? Tutto bianco. Andiamo alla ricerca di un abito bianco. Penso che sia dura, eh. E Franco ci ha detto 5 minuti. Ce ne metterò 10. Qua altro che 10, qui ci vorranno 10 ore. Può darci, ci metterò 10 ore. Speriamo di no, eh. Questo? Questo è bellissimo, è stupendo. Questo mi piace. Questo ti piace? Attenzione, abbiamo... C'è stato l'abito che l'ha colpita. Davvero non ci speravo. Questo è meraviglioso per me. Allora, visto che non dobbiamo perdere tempo, quest'abito ti piace, io direi di andarlo a provare. Ebbene sì, andiamo a provarlo. Andiamo. Abbiamo lasciato Samantha all'interno della sala Zalea e adesso vediamo se ha provato l'abito. Si può? Eccola, è pronta. Samantha, quest'abito è bellissimo. Eh sì, è proprio bello. Ma è come te lo immaginavi? No, non è proprio come lo immaginavo. Però è stato quello che ti ha colpito. Questo è quello che mi ha colpito di più di tutti. Senti, ma Franco, avrà un'idea più o meno del tuo gusto, di questo tipo di abito? Credo di no. Non se l'aspetta. Così. Gli faremo una sorpresa. Mi auguro di sì. Samantha sta provando l'abito. Vediamo se Franco ha già scelto il suo. Franco, eccoci. Ciao. Allora. So vedere gli abiti. Voglio sapere, quest'abito come deve essere? Nero. Mi piace il nero a me. Nero, elegante, classico. Elegante, elegante. Ma lucido? Con qualche riga. Un po' leggermente gessato. Leggermente sprezzante. Sprezzante. Com'è questo abito sprezzante? Scusa. Ora te lo faccio vedere. Vediamo, vediamo. Se questo è sprezzante. Sprezzante perché c'ha le righe. Senza righe non è sprezzante. Tu cosa ne pensi? Ma io direi che dovrei vedertelo indosso. Ok. Vai, ti aspetto qui. Non so io, è lei, L'ho fatto male. Non so io, è lei,
Franco, io ti ho visto indossare l'abito, ti sta molto bene. Grazie. Però non sveliamo nulla, no. Sarà una sorpresa. È normale. Adesso andiamo perché voglio sapere qualcosa della tua storia con Samantha. È iniziata a 2 anni e 1 mese. E noi ci conosciamo da molto, molto prima. Lei praticamente c'è un'infatuazione nei miei confronti. Io no. A quanto risale questa infatuazione? Lei ci avrà avuto, 13-14 anni. Ah, quindi è una cosa di molto tempo fa. Sì. Poi un giorno siamo incontrati a un locale, lei è venuta, hanno fatto un incidente, siamo visti a vedere questo incidente, aspettavo che se ne andavano quello incidente, ci ha detto di bere qualcosa, ho detto, l'ha andato tutto. Senti, ma lei era innamorata di te a 13 anni e tu invece? Ero innamorato della mia vita. Primo appuntamento, te lo ricordi? È stato 3 giorni dopo che ci eravamo, insomma, parlati. Dove ti ha portato? Mi ha portato al mare. Una passeggiata romantica al mare? Sì, proprio così. Come hai capito però che lei è davvero la donna della tua vita? L'ho capito mano a mano, frequentandola, vedendola, un pezzo per volta. Alla fine si è completato il puzzle. Diciamo che l'ho capito quasi subito, perché vedendo che andavamo d'accordo, vedevamo le stesse cose nello stesso modo, e da lì ho capito che lui era fatto l'uomo per me. La proposta di matrimonio gliel'hai fatta tu o te l'ha fatta lei? Gliel'ho fatta io. Ci vuoi dire in che modo? Stavamo a cena in un ristorante e gli ho fatto, Samantha, mentre chiacchieravamo, fatto, ma che ne penso del matrimonio? Lei una cosa, una premessa la faccio. Io non pensavo, prima di Samantha, non pensavo mai di sposarmi. Come tutti gli uomini, diciamo la verità, nessuno pensa mai al matrimonio. Manco lei pensava di sposarsi. Tu l'hai buttata lì, quella sera, una battuta. No, non la battuta. Era un, diciamo che era una proposta vera, però se mi avesse detto di no. Tu diciamo che volevi vedere cosa lei ti rispondeva. Lei è rimasta un po' a pensarci, mi ha detto sì, lo voglio. Da là abbiamo iniziato a fare i giri per il matrimonio. Franco, a pochi giorni dalle nozze, senti di fare una raccomandazione, non so, senti di dire qualcosa a Samantha? L'unica cosa che posso dirle è che le dico spesso, quasi tutti i giorni, Samantha, ti amo. Che lo amo tanto. Oggi 22 agosto è il giorno delle nozze tra Franco e Samantha. Ci troviamo a casa dello sposo ed entriamo per vedere a che punto sono i preparativi. Seguitemi. Papà di Franco, buongiorno. Buongiorno. Come stiamo stamattina? Benissimo. È un po' emozionato? No, non un po'. Tanto. Infatti. È una giornataccia questa. Come una giornataccia? Una giornataccia perché fa caldo. Beh, fa caldo, si suda, però nonostante tutto. Certo, c'è l'allegria, c'è la gioia di tutti. Il figlio si sistema. E se ne va di casa? No. Rimane qui? Qui, abita qui. Qui vicino? Siamo proprio fianco. Ah, e allora poi tutto questo distacco non ci sarà? No. Rimane sempre qua. Poi si sa che quando i figli si sistemano, dove tornano? Sempre a casa. Sempre a casa. La pecora torna all'olivo. All'ovile. All'ovile. Che gli vogliamo dire a Franco e Samantha oggi? Tanti auguri, una felicità per tutta la vita lunga. Ciao, tu sei? Buongiorno, io sono Marco, il fratello dello sposo. Il fratello dello sposo. Siamo emozionati questa mattina? Ma relativamente. Non più di tanto. No, ormai siamo grandi, vaccinati, ci siamo già passati, quindi... Tu hai già vissuto questo giorno? Sì. E la tua dolce metà dov'è? Sta finendo i preparativi, adesso tra poco arriverà. Ma ricordi il giorno del tuo matrimonio, com'è stato? Ma come se fosse oggi. A parte che fai l'anniversario tra 3 giorni. Ah, quanti anni sono? Ha sospirato perché non lo ricordo oppure... Oh, sono 19 anni. Pochi, dai, 19 ancora, non abbiamo festeggiato nemmeno le nozze d'argento. No, ecco l'augurio che ci faccio io, che possa fare un matrimonio come il mio, guarda. Chi c'è qui? Buongiorno, signora. Buongiorno. La mamma di Franco. Sì. Come sta questa mattina? Benissimo.
È bellissima, elegantissima. Emozionata. Ma un pochino. È l'ultimo figlio che si sposa. Quindi l'emozione è già l'ha provata. Si è sposato il primo figlio, la seconda. L'ultimo è peggio. L'ultimo è peggio. Ma l'ultimo, ma non se ne va tanto, rimane qui vicino. Vero. Quindi, oggi che gli vogliamo dire a Franco? Tutto il bene del mondo. Chi vedo alle mie spalle? Lo sposo! È già in posa per il servizio fotografico. Entriamo, Franco, buongiorno. Sei bellissimo stamattina. Lo so. Come stai? Sto benissimo. Tranquillo? Sto tranquillissimo. Senti, io voglio sapere, ma hai dormito questa notte? Da verso l'una e mezza ho dormito. Ti sei riposato? Non hai fatto bisbocce ieri sera? No. Tranquillo. Tranquillo. Senti, e Samantha l'hai sentita? L'ho vista ieri sera. Quindi vi siete visti il giorno prima delle nozze? Andare a fargli la serenata. Ah, ieri sera. E raccontaci, dici qualcosa, com'è stata? È stata una cosa bellissima. Lei che stava su al balcone, tutto quanto, ha cantato la canzone, poi ci siamo baciati. È scesa pure la lacrimuccia? Sì. Ultimo appello a Samantha. Sami, mi auguro che tu venga. Solo questo sì. C'è il rischio, no? Il rischio di metterlo sempre. Dice fino a quando non si firma non si può sapere. Brava. Va bene, io adesso ti saluto, vado da Samantha così vedo se ci ha ripensato oppure se si sta preparando. Se ci ha ripensato fammi una squilla. Ok. Ti faccio un fischio. Ah no, che fischi, qua fischiano tutti per le pecore, no? Fischia tu che è meglio. Franco, ma io vedo che stai sfogliando il giornale, per quale motivo? Dovrebbe esserci l'annuncio che ci sposiamo. È vero, c'è una foto, Franco Malizzi e Samantha Ferri. Di ostacoli nella vita se ne incontrano tanti, la vera fortuna è incontrare la persona con la quale superarli insieme. Voi vi siete trovati e non vi lascerete più. Franco Malizzi e Samantha Ferri si uniranno in matrimonio oggi alle 12:15 presso l'abbazia di Fossanova a Priverno. Dalle pagine del giornale quindi vi arriva un enorme carico di auguri perché questo giorno possa essere radioso e splendente, così come tutti i giorni che vi verranno incontro. Felicitazioni da Denise e la sua famiglia, dai genitori, dai fratelli, dai cognati, nipoti e poi da familiari tutti e gli amici. Più che ne ha, più ne metta. Auguri! Andiamo a beccare la cugina di Franco, Denise, che ha fatto scrivere questo articolo. Eccola, Denise! Ciao, buongiorno. È stata tua l'idea di pubblicare questo articolo per Franco e Samantha? Sì, è stata mia. E con lo zampino di qualcuno. Di chi? Della mamma, naturalmente. Sempre la mamma è sempre presente in ogni occasione quando si tratta di portare in gloria i figli. Vabbè, è normale. Vabbè, poi ce lo meritavano. Ma oltre all'annuncio sul giornale, che cosa senti di dire a Franco e Samantha? Tanti auguri, naturalmente. Che questo giorno sia il primo di tanti felici. Siamo arrivati finalmente a casa della sposa. Entriamo per vedere se Samantha è pronta. Seguitemi. Buongiorno. Lei chi è? Il padre. Il papà della sposa. Sì. Come stiamo stamattina? Un po' emozionato. Emozionato, ma non troppo però, Tranquillo, ha già visto sua figlia in abito? Sì. Com'è? Bella. Bellissima, un'emozione. Cosa si sente di dire a Samantha e Franco in questa giornata? Tanti auguri e tanta felicità. Io la guardo da lontano perché vedo che Samantha è un po' emozionata, quindi entro in punta di piedi, piano piano. Samantha, allora, è arrivato questo giorno? Ed è arrivato questo giorno e sono felicissima. Fino a qualche ora fa, tranquilla, non ci pensavi, invece oggi... Un po' l'emozione si sente, un po' sì. Senti, io sono stata da Franco e mi ha detto che ieri sera ti ha fatto una sorpresa. Mi ha fatto la serenata. Io non gliel'avevo chiesta, ma lui l'ha fatta. Non te l'aspettavi? E com'è stato? È venuto qui? Raccontami. Bellissimo, proprio bello. Ti ha portato il mazzo di rose. Sì. Ti ha anche cantato una canzone. Ce ne ha cantate due. Due canzoni addirittura? A me me l'ha detto una. Quale canzone ti ha cantato? Per lui vale La piccola stella senza cielo. Per me vale anche Rose rosse. Senti, ma vi siete sentiti questa mattina? Sì, perché c'è stato un problema in chiesa. Che problema? Ah, un inconveniente questa mattina, no? Che è successo?
successo è che si è rotto l'organo in chiesa. Quindi niente musica, metteremo uno stereo a palla. No, è tutto sistemato, tutto ok. Ma non è che canta lui? Il prete. No, lui Franco. No, non credo. Canta piccola stella senza cielo. Può darci. Tanto ormai ieri si è esercitato, quindi... Ok. Senti, un ultimo appello a Franco, che cosa ti vogliamo dire? Tra pochi minuti sarete sull'altare. Aiutami, che gli dico? Allora, lui ha detto chissà se viene. C'è questo dubbio? C'è questo dubbio, lascio con questo dubbio. Chissà, è pro... ad essere pronta, è pronta. Vestita, tranquilla, però... Non si sa. Ecco la mamma della sposa, Vincenzina. È tutto pronto stamattina? Fino a mo. L'emozione com'è? No, io non ce l'ho, sto tranquilla. Tranquilla? Abbastanza. Anche perché non è la prima figlia che si sposa. È la quarta. La quarta figlia che si sposa? No, i primi tre sono maschi. E lei è l'unica femmina. È l'unica femmina, quindi... L'emozione è diversa rispetto a... È diversa a quelle altre, però io non so, sono tranquillo. Calma. Ci sono di natura però calma. Quindi, a differenza della mamma di Franco che è un po' più agitata, lei l'ha vista? Sì, l'ho vista agitata, ma io no. E allora, dobbiamo dare un consiglio alla mamma di Franco, no? Lei da consuocera deve dire... Fatti tranquilla. Ma non è facile però, a dirlo vai bene, ma non è facile. Tra il dire e il fare. È di mezzo al mare. Allora, a questi due ragazzi oggi che cosa dobbiamo dire? Tanta felicità, essere, continuare una vita tutta insieme, essere felici, tutto qua. La nonna? Di Samantha. La nonna di Samantha che già ha gli occhi lucidi, lo vogliamo dire? L'emozione di vedere questa nipote... vestita di bianco. Sono tanto felice. Vi auguro serenità, che non litigano mai, e amore e felici insieme. Senta, ma qualcosa di Samantha ce lo vuole dire? Lei che la conosce, com'è? È una cognata stupenda. Per me, cioè, sono 17 anni che sono abitata dentro a questa casa. L'hai vista cresce, quindi. Mi ha trattato sempre come una sorella. Per forse me. Perché la sorella che lei non ha avuto. No. E oggi che cosa gli vogliamo dire a lei e a Franco? Che gli voglio un mondo di bene. Ha già la bocca piena. Qui si pensa solo a mangiare, cioè non è che si pensa agli sposi, oggi è il giorno di festa. Qua vengono, mangiano, se ne vanno, fanno gli affari loro. No. Lei non parla. Cammina solo verso i tavoli. Preleva e va via, scappa. A posto, solo a gesti. Non posso, mangi. Samantha sta uscendo di casa con il papà e stiamo andando in chiesa. Ci troviamo all'interno dell'abbazia di Fossanova e Franco è già all'altare che aspetta Samantha. Franco, dimmi. Questi sono gli ultimi momenti da single. Mi fa piacere la cosa. Sì, da morì. Non vedi l'ora che arrivi da quella arrivi porta Samantha. Chissà, tu hai detto speriamo che arriva. Spero tuttora. Adesso è aumentata un po' l'ansia. Un pochino, però nervoso, cosa non ci so. L'unico nervosismo è se lei non si presenta. Vabbè, ma è una possibilità talmente remota che... Metti che fossi quello che c'ha quella possibilità. Oddio, che ne so. Franco, vedi, ma che fa... Sono stati pure a te allora. Franco, ne troviamo subito un'altra al volo, non eh? La voglio un'altra. No, il matrimonio non si farà non se sa lei... da fa. Non sa da fa. Se Samantha non si presenta, il matrimonio non si farà. C'è stato un piccolo inconveniente che questo velo così lungo si è impigliato e si impiglia ancora, Samantha.
Serve qualcuno che te lo regga. Adesso vado io, va, mi adopero. Brava. Ti sta già aspettando Franco sull'altare. È un po' emozionato. L'emozione tua invece qual è? Ma mi sono tranquillizzata, sono tranquilla. Tranquilla? Sì, sì, sono tranquilla. Il papà? Papà, ti sei tranquillo. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Il papà? Contento. Siamo contenti. Cosa facciamo qui? Facciamo questo bel matrimonio di Marizia Franco, che è un matrimonio riconosciuto e giusto. Giusto perché per tutti i problemi che ci ha avuto lui è una cosa fantastica, una cosa che non ci aspettavamo. Lei è la sorella? È la sorella dello sposo, e allora un augurio ce lo deve proprio fare. Certo, un augurio particolare che siano felici proprio per tutta la vita. Voglio sapere se l'emozione è un pochino passata. Un po' sì. Sta un po' meglio. Come? Sta un pochino meglio adesso. Sì, abbastanza. Un augurio a zio, glielo facciamo? Certo, tantissimi auguri a zio, che possano passare una vita felicissima veramente. Samantha. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta ragazzi, sta tutto perfetto. Felice? E adesso sì. Sì. Sospiro di sollievo. Lo facciamo, dai. Franco. Dimmi. Alla fine Samantha si è presentata. Vabbè, fortuna. È Io sono stato fortunato. Lo puoi dire forte. Lo dico forte. Siete marito e moglie finalmente. Sì. Fatemi vedere le fedi. Voglio vedere le mani. E adesso dovete per forza darvi un bacio per le telecamere di Emozioni in Corso. Le emozioni più belle si vivono solo seguendo Emozioni in Corso. If a man could be his own fantasy, that's only pretty captivity is porn. Ciao, tu sei? Guido, sono il ragazzo della cugina dello sposo. Guido, secondo te questa serata tra Samantha e Franco come si concluderà? Allora, si concluderà benissimo. Andranno a dormire presto, perché si devono svegliare prestissimo. Domani che devono fare? Devono prendere l'aereo da Ciampino e andare a Venezia e prendere poi la nave che li porterà in crociera. Quindi stasera si dorme? Sì, sì, sicuramente. Grande, spero. Ma lei se lo ricorda com'è stata la sua prima notte di nozze? Non c'è stata. Come non c'è stata? È stata la prima. L'ultima se la ricorda? Sì, sì, come no? Ah, l'ultima se la ricorda. Evidentemente è più recente della prima, quindi certo. Buon per lei. Certo. Bene, speriamo bene, bella. Lei se la ricorda la sua di serata, di prima notte di nozze? Sì, tutto quanto. Com'era vestita? Tutto il mondo me lo dice, era vestita di bianco. Di bianco anche per la notte? Certo. Sotto veste bianca? Tutto bianco. E suo marito quando l'ha vista? Vabbè, mo basta. Mo basta, quando le vuoi sapere? Speriamo bene, allora. Benissimo, penso. Ma Franco, dopo questa giornata? Guarda come sta, stravolta. Si addormenterà? No, non credo, è giovane, che si deve addormentare. Noi ci addormentiamo e siamo vecchi, ma lui è giovane. Gli faccia un appello. Un appello, Franco! Niente sente, vedi? No, in diretta, Franco, mi raccomando. Da fare. Che si fanno una striscia di cocaina e finiscono la serata. Non so se questa cosa la possiamo mandare in onda. Vabbè, se non volete mandarla in onda non fa niente, però dopo una giornata di questa. Perché comunque pensa che siano troppo stanchi. Forse, non lo so, per loro io dico, io non l'ho mai provato, però così si dice, quindi potremmo. Ma la sua prima notte di nozze com'è stata? E mi sono addormentata. Quindi credo che avrei dovuto farlo, per questo lo consiglio a loro. Ah, okay. Perfetto, e chi lo sa se seguiranno questo consiglio. Una bella pubblicità a mio marito adesso, quindi chi mi vedrà, guarda proprio, sarà contento. Il marito dove sta? Andiamo a cercare. No, il marito no.
già iniziamo a fare delle cose che... Aspettate un pochino, no? Perché? Subito. Le cose vanno fatte cotte e mangiate. Questa giornata sta quasi per concludersi. Com'è stata? Bellissima. È stata bellissima. Ma era come la sognavi? No. Lo sognavo più semplice, invece è stato più del dovuto. Più, è stata una festa ancora più grande di quello che immaginavate. Per me è stata bellissima. Indimenticabile. Sì, questo sì. Adesso che siete marito e moglie, che cosa volete dirvi? Falla lui. Io lo dico sinceramente. Samantha, l'amo tantissimo. Oggi è stato un giorno che ha coronato, tra virgolette, il mio sogno d'amore. E diamoci un bacio. Questo programma è stato offerto da Atelier Nozze, mobili e arredi TMT, la rivista degli sposi,